Ok, sto andando da Billa, che è una catena di supermercati qua in Repubblica Ceca, nella speranza di non farmi cacciare, per cercare di vedere il costo della vita e quanto costano i prodotti locali qua. Questa è una specie di centro commerciale nel centro città. Spero veramente di poter filmare e che soprattutto non faccio brutta figura, anche perché sarò qua una settimana. Ok, si scende. Inizio promettente. Ad oggi una sterlina sono circa 28 corone ceche. Ok, iniziamo, reparto frutta. Il problema è che qua è tutto scritto in ceco e io ovviamente non lo conosco. Banane 54,19. Quasi quasi le prendo. Quindi queste qua sono circa 54 corone. Sono circa 2 stelline. Peperoni. Questi qua 39,99, quindi circa 2 sterline. Olio Monini a 199 corone, quindi sono 7 sterline, credo. Verdura, ok. Questa qua quanto costa? 37 corone e 90, quindi sarà una sterlina e qualcosa per questa qua. Va bene, prendiamolo. Pane, quasi quasi lo prendo. Il reparto gluten free senza farina, senza uova. Pasta d'oro gluten free 49,90. Prosciutto di Parma a 104,90, quindi sarà sulle 5 sterline. Un po' caro. Spianata piccante a 69 sterline, ma sì, la prendo. Ok, questa qua deve essere il reparto cibi dal mondo. Reparto cose dolci, che io sto cercando di evitare. Altro reparto cose dolci, croissant venduti singolarmente 17,50 corone, quindi saranno, è la metà di 28 più o meno, no, la metà di 24, quindi saranno sulle, non lo so, 40 centesimi circa. Ma sì, uno me lo prendo, va. Questo qua al cioccolato me lo prendo. Io adoro visitare i supermercati all'estero perché ti danno un insight del costo della vita della nazione che tu visiti. Questo per esempio è il reparto caffè e tè. Allora, vediamo un po', Nescafè, questo è Nescafè Gold, 272 corone per... Quanto è questo qua? Questo è quello grande, da un chilo? Quello... No, da 200 grammi. Oh, caffè Nostrani, Lavazza crema e gusto, quello da macinare, 299 corone per un chilo. Quindi siamo sulle 10 stelline abbondanti qua. Non voglio prendere tè perché tanto ce l'abbiamo a casa. Caffè pure, la nostra Airbnb. Questo è hummus, costa circa 26,90 stelline. Quindi una corona cieca, più o meno. Reparto carne macinata. Allora, queste qua che sono costrette di maiale e costano 169 corone e 90. Wow, belli cari quindi. Sono 6 sterline, wow. Cose dolci qua in Repubblica Ceca. La Nutella, il vasetto, anzi il vasone da... Quanto è questo qua? Non riesco a vederlo. Da 600 grammi, 158,90. È un pacoruccio secondo me. Sono sulle 5 sterline. Questa qua è la stessa marca degli stessi crackers, delicatessi, che ho trovato a Stoccolma. 63,90, anzi scontate 41,90 addirittura. Vabbè, prezzaccio non è male. Questo deve essere il miele. Questo qua costa 184,90, quindi viene sulle 8 sterline più o meno, forse anche 9. Nel caso di sapere i prezzi anche in euro, potete fare i vostri conti. Un euro in questo momento sono 24 corone e 77 se non sbaglio. Questa marmellata qua, Bon Mama, c'è anche in Inghilterra, anche nel Regno Unito la vendono. Questo è il prezzo, da questo qua è 86,90 corone. Qua una settimana, quindi non voglio veramente riempire il frigo troppo. Oh, la pasta! La Barilla un po' fa mancare. Pasta Barilla Repubblica Ceca, le penne rigate, queste qua, 67,90. 30, 60... Poco più di 2 sterline per 500 grammi. Onestamente, credo un po' caruccia secondo me.
Però c'è la pasta Billa, quindi la marca, del negozio dove siamo adesso, che costa 24,90. Vabbè, ci sta, il prodotto di marca del supermercato costa sempre di meno, ci sta. La qualità non lo so com'è, però sì, quasi quasi io una pasta non la prendo, però non prendo la Barilla, che costa? Vediamo che marca posso prendere. Ok, prendo questa marca qua, Rosicche. Rosicche, sì. Devo sta qua. 32,90. Una stellina e 20. Va bene, dai, ci sta. Però devo prendere i sughi, non abbiamo i sughi. Sughi per la pasta dove sono? Hanno qua. Ah, ecco, li ho trovati, però. C'è la torrente! Non ci credo. Pomodori la torrente. Non ci credo, questi per la pasta sono fantastici. Salsicce cieche. Qualcosa quasi cosa la prendo, però non so cosa. Ho preso anche la melanzana per la pasta, 54 corone. Bello caro. Reparto alcol. Che qua sono dei professionisti, diciamolo. Allora, vediamo un po'. Un vino a caso. Un Cabernet Sauvignon costa 134 corone e 90. Allora, io vado matto per gli antipastini. Ho trovato Dry Tomatoes. Non mi ricordo come si chiama in italiano. Franz Joseph Exclusive. Prezzo 62,90, scontato 39,90. Ma sì, proviamo, tanto ormai. Sono ancora scioccato, ho trovato i pomodori della torrente qua. Incredibile. Cioè, a Sainsbury no, ma in Repubblica Ceca sì. Riesco a trovare una birra, non che la voglia, però per capire il prezzo. Ok, questi waffle qua col cioccolato, no, col caffè anzi, costano 24,90. Quindi una stellina, anzi meno di una stellina, circa 80 centesimi. Barrette di cioccolato. Lindt, che è una marca che comunque si conosce, 81,90. E un bel po', questo costa, saranno 3 stelline e 50 credo. Reparto yogurt. Ok, prendo questo qua. Alle cherry. Reparto pannolini. 649 corone. Questo pacco qua. Quindi saranno 20 stelline? Non lo so. Sì, molto caro. Abbastanza caro. Prodotti per la casa. 2,99. 5,99. Quindi sì, saranno 10 stelline. Questo sarà 13 credo. Nella media. Sto cercando parmigiano per la pasta, ma non lo trovo. Allora, qua suggeriscono il Gouda sulla pasta. Mi sento veramente offeso. Niente, non c'è parmigiano qua, in Repubblica Ceca non esiste, mi sa. Carrelli belli pieni qua. Mettiamo anche una bottiglia d'acqua, perché non ci fidiamo tanto della di quella sul non tap. Ok, qua c'è l'acqua. 19,90. Il reparto gelati. Pizze surgelate, questa qua, 77,80. 30, 60, 90, quindi meno di 3 stelline. Morale della favola, ho speso 16 stelline e 80, credo. Ok, questo è quello che abbiamo comprato. Sono dovuto andare alla Lidl, perché ho preso la pasta e dico, c'ho il parmigiano, no? Che facciamo? E ho trovato il parmigiano di Italiamo alla Lidl. Peccato è che Billa, come si chiama, non ce l'hanno. Comunque, io ho preso questo qua. L'insalata, sta spianata qua, che sembra molto interessante. Questo è l'hummus, peperoni, quelli dry tomatoes, sono asciutti. Peperoni, sì, no peperoni, pomodorini, scusate, questi sono i pomodorini dry tomatoes. Questo piccolo yogurt, a torrente, la pasta, due bocconcini. Ho speso in totale circa 16 sterline. Prezzaccio, davvero prezzaccio. Allora, i prezzi ero un po' confuso, però mi sono sembrati abbastanza nella norma. Nel senso che l'olio d'oliva era, mi sembra, sulle 10 sterline. Però, per esempio, le banane erano sulle 2 sterline. La pasta aveva pesato 32 corone cieche, quindi circa una sterlina e 10 circa, mi viene da dire, più o meno. Non è Lidl, Billa sarà, credo, una specie di Tesco, più o meno. Sì, un po' così, però non male. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!